Stasera per cena, cornetti. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale. Basta, sei stufo del solito cornetto dolce e la sera ti piacerebbe mangiare un cornetto salato? Bene, questo è il canale giusto, e questa è la ricetta giusta. Uomino o donnina fortunata, siete nel posto giusto. Andiamo a creare i buonissimi cornetti salati al pistacchio e mortadella. Spostiamoci di là e andiamo a vedere questa goduria facile facile come si fa. Ed ecco gli ingredienti dei nostri buonissimi cornetti rustici: 100 g di ricotta, io ce l'ho di pecora, 80 g di Philadelphia, 60 g di parmigiano reggiano, mortadella una bella fettina per ogni croissant e 70 g di pesto di pistacchio. Ovviamente ci occorrerà anche un rotolo di pasta sfoglia, che sarà appunto la base dei nostri cornetti in formato tondo. Come prima cosa divido la mia pasta sfoglia in quattro parti. All'interno di una ciotolina lavoro gli altri ingredienti: verso la ricotta e la lavoro un po'. Quindi prendo la Philadelphia e la incorporo alla ricotta. Quindi incorporo il parmigiano e per ultimo incorporo il pesto di pistacchi. Quindi piano piano lavoro il tutto. Metto da parte la farcia e prendo la sfoglia. Prendo una fettina di Philadelphia e la adagio e poi una bella generosa cucchiaiata di ripieno, così, che spalmo. Chiudo il ripieno all'interno della mortadella. Questo è un passaggio abbastanza importante e avvolgo così. Nell'avvolgere poi aiuto il cornetto a chiudere i lembi roteando. Voilà! E il nostro primo cornetto è pronto. Battiamo un uovo per lucidare la superficie. Prendiamo i nostri cornetti e spennelliamone tutta la superficie. Ok, e adesso in forno. Io lo uso combinato, preriscaldato a 220 gradi per 20 minuti. Naturalmente starò con l'occhio lì vigile, perché quando saranno sfogliati e dorati saranno comunque pronti per essere tirati fuori dal forno, pur se non sono passati i 20 minuti, perché ogni forno è a sé. Parte medio-bassa del forno, 220 gradi, forno combinato. Ed eccoli i nostri cornetti belli e pronti per essere mangiati, ancora caldi, caldi, caldi. Adesso li trasferisco su un piatto, faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao!
Bene, visto com'è semplice fare questi cornetti, non ci vuole mica uno scienziato, e quindi anche tu puoi creare una cena veloce, comunque bella e garbata, seguendo la nostra ricetta. Sì, puoi variare naturalmente i contenuti con tutto quello che ti aggrada. Puoi variare quindi il condimento, ma il concetto è lo stesso. Una cena sorprendente, buonissima e squisita in 5 minuti, bella e pronta. E il concetto è sempre lo stesso. Mi raccomando, condividi le nostre ricette, iscriviti al canale Docorina K e mi raccomando, guarda sempre in descrizione per vedere la playlist dove insomma ci troverai altre ricette buone come questa, e noi ci troviamo sempre qua per un prossimo video sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!